Buonasera, siamo qui agli amici della scuola. Oggi parleremo di progettazione e di territorio. Ho qui alla mia sinistra Nicola Costaiola, esperto di attività di orientamento e formazione di GESFOR, un'agenzia di formazione, e Clotilde Panza, esperta in attività di progettazione. Faccio la prima domanda a Nicola. Nicola, buonasera. Sì. Che cosa si occupa la GESFOR? La GESFOR ha una duplice attività, svolge una duplice attività, è un'agenzia di formazione accreditata presso la Regione Campania dal 98, quindi quest'anno celebriamo il nostro ventennale di attività, e nello stesso tempo è anche agenzia per il lavoro, che è accreditata presso il Ministero del Lavoro e svolge attività di politiche attive per il lavoro. Quindi abbiamo coniugato la formazione con il lavoro, che è poi la caratteristica di una buona formazione, quella di essere il presupposto per poi inserire i giovani nel mondo del lavoro. Voi hai parlato di quest'anno è il 20° anno della vostra attività. Dove farete questa festa? Noi abbiamo programmato per il 25 una festa che faremo serale, che faremo al Cora di Lucrino, per poter in un certo qual modo celebrare questo nostro ventennale insieme a tutti gli amici, ai collaboratori e alle persone con le quali abbiamo collaborato per tanti anni. Quindi è l'occasione, da un lato, per festeggiare una ricorrenza per noi importante, dall'altro lato per proiettarci verso un ulteriore ventennio di attività, e quindi con un auspicio positivo rispetto a quelli che sono i nostri progetti, i nostri programmi. Bocca al lupo allora. Grazie, grazie. Clotilde, tu ti sei occupata di questo progetto Benessere Giovani, sì, che è stato approvato l'anno scorso, sì, con capofila il comune di Pozzuoli, quindi l'ente locale. Di che cosa si occupa questo progetto? Allora, cosa farete? Sì, questo è un progetto, appunto, Benessere Giovani, che si occupa praticamente di ragazzi dai 16 ai 35 anni, i cosiddetti chiamati NEET praticamente, il Not Engagement, Employment or Training. Da questi ragazzi, proprio perché non risultano attualmente né impegnati nella scuola né impegnati in nessuna attività lavorativa, la possibilità di creare un progetto personale, un progetto che hanno magari l'intenzione di mettere su, con il supporto da parte nostra, con un'attività di cultura di impresa, li vorremmo mettere, cioè il nostro obiettivo è proprio quello di metterli in condizione, di aiutarli a mettere in atto questo connubio tra i ragazzini di 16 anni e invece i ragazzi dei 35. Come vi è venuto? Diciamo che la comunità europea, che identifica in questa fascia di età i giovani che maggiormente hanno bisogno di essere sostenuti, perché soprattutto nelle nostre regioni del meridione il fenomeno del NEET è molto molto diffuso, molto alto, ed è un indice negativo, perché sta a significare che i giovani hanno perso fiducia nelle amministrazioni locali, hanno poca fiducia nelle loro prospettive occupazionali, e quindi questo significa che non hanno poi quella spinta motivazionale che li porta a cercare attivamente lavoro. Quindi la comunità europea, diciamo, ha stabilito in questa fascia di età i soggetti maggiormente a rischio, e noi abbiamo, veramente il comune di Pozzuoli ha risposto a questo bando, noi abbiamo partecipato, siamo risultati vincenti in questa gara, e quindi abbiamo costituito insieme al comune una rete molto articolata, perché ci sono delle associazioni giovanili, ci sono la GESCI, l'associazione degli scout, c'è un'associazione culturale Lux in Fabula, c'è una struttura che fa attività nel terzo settore, ci sono tre istituti scolastici, l'istituto Pareto, il Pareto, il Tassinari e il Pitagora. Ci sono tre aziende che operano nel campo dell'ambiente, della sicurezza del territorio, quindi diciamo una rete molto molto articolata, con la quale noi abbiamo stabilito insieme al comune. Il comune è il soggetto capofila, noi siamo, diciamo, i soggetti che maggiormente hanno competenze, in quanto, ripeto, sono anni che facciamo questo tipo di attività, e quindi operiamo per creare, come diceva giustamente la mia collega, delle opportunità a questi giovani, e per soprattutto diffondere la cultura d'impresa, della microimpresa, dell'autoimpiego. Dell'autoimpresa.
perché esatto, autoimprenditorialità, in maniera tale che, da poter utilizzare poi le opportunità che ci sono. Attualmente c'è un progetto che si chiama appunto Resto al Sud ed è, poi Garanzia Giovani prevede anche dei finanziamenti per attività di imprenditorialità giovanile. Questa selezione dei ragazzi che possono poi partecipare a questa progettazione, che mi pare che inizierà a settembre, sì, no? Quindi sì, ora c'è tutta una fase di ideazione dell'organizzazione. Come verranno selezionati i ragazzi? Ora noi ci rivolgiamo ad un pubblico. La persona che ci sta ascoltando, come può partecipare a questo progetto? Allora, la persona che ci sta ascoltando può partecipare innanzitutto se fa parte della categoria di cui prima abbiamo parlato, quindi dei NEET. Poi è chiaro che in sede di valutazione sarà nostra cura di persone chiaramente orientatori e persone con una certa preparazione per capire più che altro la loro reale motivazione, la loro idea di fare un progetto su se stessi, di diventare protagonisti di se stessi, di loro stessi, quindi questa è la nostra maggiore selezione, ecco, perché d'altronde se uno di loro si presenta non essendo né a scuola né in attività lavorativa, la cosa importante è capire realmente la loro idea progettuale. Quindi la prima intenzione, base deve essere l'intenzione e la motivazione. Sì. Poi oltre a questo, Nicola, voi avete fatto dei criteri di selezione. Sì, no? noi siamo tenuti a fare un bando pubblico di evidenza pubblica e quindi porteremo a conoscenza della cittadinanza, dei giovani, del territorio questa opportunità e faremo anche un'attività di promozione. Quindi attraverso i canali di comunicazione, internet, Facebook, pubblici manifesti, avvisi pubblici, e per sensibilizzare i giovani rispetto a questa opportunità. Un'altra cosa importante, nell'ambito del progetto, noi non facciamo soltanto questo progetto finalizzato a creare opportunità di imprenditoriale, perché noi avremo in partenza 60 giovani, poi ci sono step successivi fino a quando arriveremo Prima fase. 60 giovani che saranno chiamati a partecipare ad un'attività di informazione e di sensibilizzazione. Fra questi 60 saranno poi selezionati 30 e fra questi 30 le migliori 15 idee saranno portate allo start-up di impresa, quindi saranno accompagnate proprio alla realizzazione dell'attività imprenditoriale. Quindi uno degli obiettivi è quello di creare 15 microimprese utilizzando i finanziamenti pubblici. Poi faremo anche un'altra iniziativa che è importante, sempre all'interno di questo progetto, fase B, esatto, che prevede la formazione di 20 giovani diplomati o laureati per la qualifica di soggetti esperti della progettazione territoriale, dello sviluppo del territorio, animatori territoriali. Bella, questa l'avevo letta, questa cosa è importante è importante perché il territorio ha bisogno di persone che sappiano utilizzare le risorse europee. Noi nel meridione soprattutto abbiamo una scarsa propensione ad utilizzare queste opportunità, tanto è vero che parecchi non si riescono a concretizzare, quindi anche perché non ci sono soggetti qualificati atti ad intrecciare le opportunità con il territorio e quindi a promuovere queste iniziative sul territorio. Quindi faremo un progetto che durerà ben 180 ore. Alla fine di questo progetto di formazione saranno formati 20 giovani che poi a loro volta faranno workshop nelle scuole, attività di sensibilizzazione territoriale, quindi disseminazione territoriale. Quindi la tematica del progetto qual è? È lo sviluppo del territorio. È lo sviluppo del territorio. Lo sviluppo del territorio con le varie associazioni, l'ha detto Nicola, con le scuole. E alla fine il prodotto che uscirà da questi ragazzi? Il prodotto che uscirà da questi ragazzi saranno uno start-up e un accompagnamento verso il lavoro. Questa però diciamo che è l'altra fase dove loro attraverso una prima parte di teoria saranno
veramente accompagnate verso il lavoro con attività di tirocini, della terza fase, con attività di tirocini vere e proprie presso le aziende del territorio che fanno parte tra l'altro della rete del progetto stesso. Bene, quindi abbiamo parlato di selezione degli alunni, dei ragazzi, alunni perché poi diventeranno alunni, dei ragazzi attraverso dei criteri. Il primo criterio è quello della motivazione, poi c'è l'idea progettuale, faranno questo corso per sviluppare l'idea progettuale, arriveremo a 30 ragazzi, questi 30 ragazzi verranno poi nella terza fase accompagnati direttamente nel mondo del lavoro, nell'autoimprenditorialità, lo sviluppo del lavoro, l'associazione, quindi della formazione che hanno fatto direttamente nelle aziende. Bene, ora questo progetto Benessere Giovane che inizierà a settembre, come verrà organizzato, quale sarà la sede, chi saranno i docenti, com'è tutto questa fase? Diciamo che noi ci avvarremo delle sedi che il Comune ha messo a disposizione, anche per economizzare i costi, perché noi intendiamo utilizzare il finanziamento quasi esclusivamente a favore dei giovani, ragazzi. Quindi quanto più riusciamo ad economizzare in termini di utilizzo dei locali, utilizzo di persone qualificate, meglio è, abbiamo più possibilità di coinvolgere poi i giovani in queste attività. Quindi le sedi saranno prevalentemente sedi che il Comune metterà a disposizione, le scuole quindi metteranno a disposizione a Pozzuoli. Assolutamente è un'attività, questo è l'ambito territoriale, quello del Comune di Pozzuoli, perché il capofila è il Comune di Pozzuoli. Poi utilizzeremo tutte le competenze sia del mondo della scuola, quindi il ruolo del sistema scolastico è quello di fare in modo che gli insegnanti individuali dei capi di istituto possano essere coinvolti in questo progetto come formatori. Coinvolgeremo le imprese che ospiteranno i tirocini di stage e poi certamente avremo qualche consulente specializzato sulle tematiche, per esempio sulla progettazione europea, sulla capacità di leggere ed interpretare i bandi europei che sono molto complessi e molto articolati. Stavi parlando prima di questo Resta al Sud, cos'è Resta al Sud? Resta al Sud è una grande opportunità che il Ministero ha messo a disposizione e che però finanzia proprio le attività imprenditoriali. Resta al Sud è importante perché noi abbiamo questo grande problema che formiamo, investiamo in risorse umane e poi le risorse umane se ne vanno al nord a lavorare perché là trovano opportunità, quindi abbiamo un doppio svantaggio. Il primo è quello di spendere soldi per formare persone che poi gli altri potranno utilizzare. Quindi invece Resto al Sud significa che io formo le persone, gli do le opportunità anche in termini economici e poi questi giovani restano all'interno del territorio per creare delle imprese e quindi creare anche delle opportunità per altri giovani, quindi è anche un modello che può essere emulato e può servire da sprono per ridare fiducia a tanti giovani che... Mi pare che fino a 50.000 euro... Sì, 50.000 euro, sì, esatto. Sia come spese di investimento e come spese di gestione, quindi diciamo è un contributo importante. Poi se sono quattro giovani si può arrivare anche a 200.000 euro e quindi creare una piccola compagine imprenditoriale. Bene, la cosa bella, l'altra volta parlavamo anche di una scuola che ideava, organizzava, progettava e il suo lavoro che ha ideato e progettato l'ha visto realizzare, quindi questo... Ci auguriamo che saranno anche i nostri giovani che parteciperanno al progetto Benessere Giovani. Quindi rivedremo adesso fra qualche giorno anche la pubblicità di come il ragazzo può partecipare al... Noi faremo, ai primi di luglio faremo un convegno di presentazione, presieduto chiaramente dal sindaco che è il capofila responsabile dell'attività. Con tutti i partner lo faremo probabilmente alla biblioteca comunale di Pozzuoli per dare risalto, chiameremo le televisioni locali, i giornalisti, le associazioni, quindi i servizi sociali. Sì, faremo un'iniziativa ai primi di luglio per promuovere questa attività, per dare che poi a settembre inizierà la campagna di informazione e sensibilizzazione. Bene, allora bocca al lupo per grazie, il progetto, grazie. Speriamo, casomai ci rivediamo all'obiettivo finale del progetto. Per valutarlo. E per i ragazzi. Certo. Ringrazio Clotilde, ringrazio Nicola e noi ci rivediamo martedì prossimo. Grazie buonasera. A voi.